Bentornato sul mio canale. In questo video vediamo oggi un inedito in Mi maggiore, tonalità Mi maggiore, bellissima questo. Sai che ogni tonalità è formata, ogni tonalità maggiore formata da sette note e da sette accordi. Qui Do maggiore avrà Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e sette accordi maggiori. Maggiori, minori e diminuiti o semidiminuito, a secondo di se armonizzata a tre suoni o a quattro suoni. Questo lavoro va fatto in 12 tonalità: Do maggiore, Fa maggiore, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, Si maggiore, Mi maggiore, La maggiore, Re maggiore, Sol maggiore. Tutto questo lavoro è fatto nel corso di Armonia Pratica 2.0, il mio corso. Ti metto le info sotto il video dove studiamo tutte e 12 le tonalità con i sette accordi, maggiore scala tonalità maggiori e minore armonica, ok? Io ti metto 3-4 armonizzazioni e tu continui a studiarti le altre. Per esempio, in Mi maggiore avrà Mi maggiore. Il primo, il quarto e il quinto sono accordi maggiori. Il secondo, il terzo e il sesto sono accordi minori, cioè costruiti sulla prima nota della scala. Quindi quando dico primo, terzo, sesto, vuol dire sulla prima nota, sulla terza no. Ne ho parlato in centinaia di video, cioè non mi va di ripeterlo. Si viene chiamata armonizzazione della scala. Io la chiamerei costruzione degli accordi. Poi c'è il chord scale, che sarebbe costruire accordi sulle scale, insomma, e che non è l'armonizzazione, ma è un'altra cosa. Gli americani la chiamano chord scale, eccetera. Io ne parlo in Armonia 3.0. Quindi Mi maggiore, una tonalità bellissima, che ha Mi maggiore, Fa diesis minore, Sol diesis, La maggiore, Si settima, Do diesis minore e Re diesis semidiminuito. Questo a quattro suoni. Io prendo, e siccome il Mi maggiore c'ha il Mi e il Si, lo prendo su tutti gli accordi. Viene questa. Stimolante, cioè una bella sonorità con la chitarra acustica in carbonio che non ho più. Mi è venuto quest'idea. Cioè, visto che magia, la magia dell'armonia degli accordi in Mi maggiore, cioè magari è un comune giro basato sul primo, sul quarto, cioè. Termina cordo maggiore ad nona con la nona giusta. Se
Se vuoi puoi scaricare questa tab gratuita, sul Patreon la metto, la inserisco anche sotto il video, ti invito ad approfondire le tonalità, quindi conoscere questi 7 accordi, magari li avrai sentiti 100 volte in vari canali, video, che gli accordi, l'armonizzazione della scala di Do, però devi farla in 12 tonalità per avere tutte queste sonorità, cambia tutto, se fai in Sol maggiore... fa in re maggiore, è quello che ho fatto in sol maggiore, insomma cambiando tonalità, andando in la bemolle, abbiamo dei colori più scuri, più chiari, e interessante studiarle. Io da un libro di jazz di Warren Hughes degli anni 80, quando ho iniziato a studiare io, staccai le pagine dal libro, non so se si no, ma ti metto sovraimpressione proprio, e ho fatto un PDF, queste pagine me le porto appresso perché è il cuore di tutta l'armonia, cioè l'armonia, i brani di musica jazz classica pop usano questi accordi qua, cioè è di un'importanza, no, non è importantissimo, ma di più conoscere questi accordi. Ripeto, nel corso di armonia ne parlo, diciamo, di più, cioè il corso è completo, parte da una capisci, dagli intervalli fino ad arrivare alle armonizzazioni, alle chord scale, che non è la semplice armonizzazione, ma usiamo decine altri accordi, cioè per fare il lavoro di armonizzazione, cioè chi sa cos'è, chi un principiante non sa magari cos'è, ne ho parlato decine di volte, magari approfondirò in altri video. Io ti ringrazio per essere stato con me, iscriviti anche al sito, se non sei iscritto al canale, vai tranquillo, è gratuito, ma anche e soprattutto al sito giambirobruno.it, dove ti mando delle chicche, delle novità, delle promo, delle lezioni che non carico sul canale, eccetera. Ti puoi iscrivere in base al livello principiante, intermedio. Ti ringrazio, alla prossima, ciao.